Ben ritrovati, sono Giuseppe Mazzoli, amministratore unico di 3CM Technology, gruppo MITT. Oggi parliamo di backup dei dati e di backup gestito. Il backup è qualcosa che tutti diamo per scontato perché sappiamo che dobbiamo farlo e continuiamo a confidare che i prodotti di backup facciano il loro mestiere. Troppo spesso ci siamo resi conto che questa ipotesi che noi diamo per scontata non funziona. Tanto che ogni tanto ho incontrato dei venditori di software di backup che hanno detto: ma io ti ho venduto un software di backup e non di restore, il che è molto strano. Detto ciò, il backup è un qualcosa che un imprenditore deve sapere che è gestito. Il backup va controllato giornalmente. Se non abbiamo le forze per farlo, affidiamoci a qualcuno di esterno che lo faccia, ma che faccia anche le prove di restore per verificare che i backup vadano a buon fine, non semplicemente da quello che dice il prodotto che stiamo utilizzando, ma nella realtà pratica dei fatti proviamo ogni tanto a vedere se funziona. E ricordiamoci il principio base di una corretta gestione del backup, il principio del 3-2-1, ovvero tre copie dei nostri dati su due media diversi, per esempio il disco e il nastro, e una copia off-site, ovvero una copia in un sito diverso da quello di produzione. Perché? Perché questo è il principio base per avere almeno un minimo di strategia di disaster recovery di cui abbiamo già parlato. Infine, l'ultima sottolineatura, permettetemela, il backup dei portatili o dei device come i cellulari, eccetera. Troppo spesso diamo per scontato che questo backup non si debba fare, ma questi device sono pieni di dati, pensiamo alla posta elettronica sui nostri cellulari o ancora sui portatili con cui ormai tutti lavoriamo. Ci dimentichiamo troppo spesso di fare il backup di questo. Ebbene, non dimentichiamoci, esistono servizi ad hoc se non lo possiamo fare in casa da fornitori esterni che permettono di raggiungere l'obiettivo. Detto ciò, spero di avervi dato qualche idea nuova o qualche idea utile comunque. Grazie per avermi ascoltato. Ricordo sempre di iscrivervi al nostro canale YouTube e di cliccare sulla campanella per rimanere aggiornati. Il prossimo mese parleremo di sicurezza informatica, grande tema di cui cercheremo di dare qualche sottolineatura. Grazie ancora, ciao, buona giornata a tutti.